diceva di tornare con l'anima pulita. Lo sapete che quest'uomo vede tutto. Beh sì, pure a quello che sta dentro è successa la stessa cosa. Chi l'è terrorizzata che ho frato? Lo manda via nata vota. Comunque, padre, veramente, io pregato assai tutti i giorni, la mattina quando mi sveglio e la sera prima di coricarmi. Ma se non basta, posso pregare pure a mezzogiorno. Le preghiere le devi dire sempre. Sempre? Sì, ma non perché te lo dico io. La preghiera la devi sentirla dentro. Certo, padre, certo. Posso pregare pure a mezzogiorno. Tu sei un peccatore. Però sei un peccatore buono. Va a casa e fa un bravo. Grazie, padre. Guaiolo, che stai facendo? Tu sei un peccatore. Vieni a mozzicare Piero a me. T'ha già detto e fa un bravo. Va a casa e fa un bravo. Ma è che è stata una bella giornata oggi. Pensa a quando io, con tutta quell'umidità, però niente è peggio della neve, eh? Mo, finito questo olivo, ne puliamo un'altra e tre, che dici? Eh? Certo che se parlassi quanto lavori, figlio mio, lo vatta all'orecchio mi ci vorrebbe. Ah, e zappa, zappa, Pasqua. Fammi sentire oggi che c'è, qual è il problema? Sarà mica per la storia del presepe, ancora che sarà mai, ia, mamma mia Paolino, io alla tua età mica ce l'avevo un presepe, faticavo proprio come a te, zappava a terra, questi sono tempi duri, dobbiamo faticare per riempire la panza, no presepe, fatica il logo io, tu non fatichi, no, zappa. Madonna mia, certo che una grazia me la potevi fare, no, 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 solo disgrazie me ne mando. Una fatica, dice le preghiere, pensa alla famiglia, lo sai che io ho faticato, no, sempre ho faticato, tu sei troppo buono. Mai un poco di pace, no, mai un poco di pace, niente, niente, mai un po' di pace. Che devo fare io per accontentare qualcuno mio? Che devo fare, che devo fare? Fosse viva quella povera moglie mia, lei sì, lei trovava una soluzione a tutte cose, tutto. Che devo fare io da solo? Ma che parla a fare con te, ma che parla a fare? Tu manca ma si, manca stai così, che mano di interricce, solo sto sopra sta terra, solo io e sto creatura. Che devo fare, che devo fare? Ah già fanno, saccio manchia. Non c'è sta niente a fare.
Voi peccatori non imparate mai. Amaronna, devi trattarla con rispetto. E poi non tiene tempo per cose poco conto, e manco io. Ma che posso fare io, padre? Che posso fare? Voi lo sapete, io fatico a tirare avanti la creatura da solo. Io sono buono a faticare, a zappare la terra. Ma io non dovrebbe studiare, non fa la fine mia, a zappare tutti i voli. Io vi prego, padre, ve ne prego. Io vi prego, datemi la soluzione. Sono troppo tormentata e non dormiente. Non mi lasciate così, ve ne prego, padre. Caro Prospero, tutti quanti tenime le nostre croci. Tutti quanti. I disegni di Dio sono infiniti e incontestabili. Io la soluzione non te posso dare. Non te posso da oggi. Tieni un cuore disturbato, l'anima sporca. Metti tuo cuore in pace, metti tuo cuore sereno. E io ti confesso. Però una cosa da posso dicere oggi. Perché la faccenda do presepe per quegli uccelli tuoi? Chiedi a mamma Peppa, chiedi a lei come fare. Ci siamo capiti? Grazie a Dio. Una bella giornata oggi, Paoli. Lo sai, ieri sono stato in paese, a Pietrelcina, no? Sono andato un po' da Padre Pio. Che lo frate è un veggente proprio, E non me di. Sa leggere i cuori della gente. Pensa, appena sono arrivato già sapeva la storia che mi stai facendo martire tu e che vuoi presepe per Natale. Però, Paoli, io non gli ho detto niente. Aronna, Paoli, certi voti siccome non muro, però, vieni qua, vieni. Aspetta che ti dico una cosa importante. Mi ha detto che dobbiamo andare alla signora Peppa, tu te la ricordi? Quella è la mamma sua. Ha detto che dobbiamo andare là, perché non lo so, non l'ha già capito. Però lui ha detto così, noi andiamo, ci svegliamo presto domani. Andiamo là e poi vediamo, come fa. Certo che Pietrelcina senza Padre Pio non sarebbe più la stessa. Mi pare che abbia predetto che quando andrà a Foggia, fra un po', non ritornerà più a Pietrelcina. E chi lo frate nuove gente? Cammarice. Che ammazza paia, comincia la giornata è lunga. E ricordati, Paolì, che la Madonna non c'ha tempo per le cose di poco conto, come per esempio tu. Le tue preghiere le devi fare, come ti ha insegnato buon'anima di mamma tua.
Ma solo per le cose importanti, però. Perché ci vuole rispetto per Gesù, per Madonna e per tutte le sante. Peppa! Signora Pe! Voi Prospero, e che gridate a fare? Sto qua. E che ce l'avete di famiglia questo vizio di farmi pigliare un colpo? Come stai Paolino, stai bene? Come è andato il lavoro oggi? Guaglione non è un Marcantonio, però è forte, è come me quando avevo la sua età. Solo che gli parlavano un bucarillo e più. Eh sì. Sentite a me, Pe, ieri mi sono andato a confessare a vostro figlio, anche se in verità non è che mi ha proprio confessato. Però sapevo che Guaglione mi sta facendo martire. Questa storia che ho preso per Natale. Anche se in verità io non gli ho detto niente. Ma che lo frate non è gente e voi lo sapete meglio di me. Lo so. Insomma, mi ha detto di venire qua da voi. E se Padre Pio dice vado mamma, io che faccio? Qua vengo. E fate bene. È perché mio figlio lo sa. Ha mandato da me perché Guaglione avevo presepio e perché lo sa che la madre sta un poco malinconica perché. Perché lui deve partire per Foggia. Lo sapete che se ne va, no? Come dite voi, mio figlio è un veggente, no? Chi lo frate è proprio un veggente, è un veggente vero. E sa pure che tutti quanti teniamo le nostre croci e questa è la mia. Francesco veniva sempre qua quando aveva un poco di tempo, quando voleva raccogliere pensieri, voleva pregare. Pregava sempre, pure quando era piccolo, pregava molto lui. Tu che fai? Male. Peppa, avete ragione, quello che dite è giusto. Però lo sapete, il lavoro nei campi, Guaglione sta sempre a faticare, è stanco, povera creatura. Poi, lo sapete, no? Lo so, però pregare aiuta, consola, no? È una consolazione pregare, bisogna sempre pregare tutti i giorni, perché Gesù e Maria ascoltano da lassù. Pure quando preghi tua mamma, guarda il cielo, perché in cielo ci sta Gesù. La Vergine Maria, i Santi, che ti ascoltano e ti guardano, perché vedono tutto loro, vedono tutto. Quello che dite è giusto, è troppo giusto. Ma che c'entri con il presepe dove hai un cillo, però? Voi sentite, voi non avete pazienza. Mio figlio ha fatto bene a non confessarvi. Voi non avete pazienza, voi non ascoltate, dovete avere pazienza. Dovete avere pazienza. Oh, io me lo ricordo ancora. Lo sapete? Quando saliva là su quelle scale. Tu me lo ricordi a mio figlio, si tale e quale. Si voglio un cielo bellino come lui. Uguale a lui quando era piccolo, piccolo. Lui era proprio piccolo come a te. Viveva qua nel borgo. Quando poteva passeggiava qua intorno da solo. Andava in chiesa, pregava, pregava. Pregava tanto già allora. Puccio non poteva avere un presepe, proprio come a te. Non ce lo potevamo permettere. Pure noi, come il tuo papà, abbiamo sempre lavorato la terra. Eppure se facevamo mille sforzi, avere un presepe non era proprio possibile. Ma lui era un bambino caparbio e non si rassegnò all'idea di non avere un presepe. Allora sapete che faceva? Correva vicino all'uccello. Raccoglieva con le sue manine della creta per modellarla, per creare delle piccole statuine che avrebbero raffigurato i personaggi del suo presepe. E così fece per diversi anni quando era bambino. Non aveva bisogno di soldi per essere felice e non aveva bisogno di soldi per costruire il suo presepe. L'unica cosa di cui aveva bisogno era la sua fantasia. Thank you.
mio Francesco aveva molta fantasia. Era una piccola creatura come te, ma aveva un'anima già tanto forte lui. Oggi tutti conoscono i miracoli di Padre Pio, ma come ho detto, Francesco era un bambino molto speciale. Già da piccolo aveva le visioni celesti e proprio grazie a queste doti non potete neanche immaginare che cosa faceva. Con un gioco di fantasia trasformava la sua pietrelcina in Betlemme, la parte vecchia del paese, il borgo antico. Improvvisamente si popolavano di personaggi fantasiosi, vestiti con abiti antichi. Le case, le botteghe si trasformavano. Tutto ritornava indietro di 2000 anni. E improvvisamente, agli occhi del piccolo Francesco, Pietrelcina era Betlemme. E così poteva rivivere la magia della Natività, cioè di quei giorni indimenticati durante i quali a Betlemme, in una notte di più di 2000 anni fa, nacque Gesù, il Salvatore, quella creatura che è il simbolo dell'amore di Dio per l'uomo. Peppa, quello che faceva vostro figlio era proprio un miracolo. Era un uaglione speciale. Sì, faceva i miracoli. Però lui diceva che era normale. Che tutti i bambini lo possono fare. Perché basta un poco di fantasia, un poco di immaginazione, basta chiudere gli occhi. E si può immaginare e fare i miracoli. Eppure tu. Sei un uaglioncello come lui. Sei speciale come lui. Tu non hai capito che cos'è il presepe. Hai capito che puoi chiudere gli occhi e con la fantasia puoi andare e te lo puoi fare come Francesco, qua a Pietrelcina, però te lo puoi fare pure come tu, da capatoio. Fa freddo. Un poco. Che dite, vi offro un bel bicchiere di latte caldo? Come dite voi, detto? Signora Petra? E non mi viene. Ma almeno lo sai perché si fa il presepe. Non lo sa. E allora perché vuoi fare il presepe se non conosci la storia di Gesù? Prospero. E voi che siete devoti non ce l'avete raccontata la storia di Gesù. Avete ragione, Peppa. Però sapete, la fatica, i problemi. La fatica, sì. Le disgrazie. Vabbè, allora, aspettate adesso. Perché non gliela raccontate voi? Potete cominciare, no? Come no? Allora, Paolina, devi sapere che tanti ma tanti anni fa, in una grotta, al freddo e al gelo. No, aspettate! E che volete cominciare dalla fine? Cominciamo dal principio. Vabbè, certo, ma decide voi però. Vabbè, allora senti, Paolina, ascolta bene, questa è una bella storia, la storia più bella del mondo. Devi sapere che tanti anni fa, tanti e tanti anni fa, quasi 2000 anni fa, c'era una giovane fanciulla di nome Maria che viveva con la sua famiglia a Nazaret. Persone semplici, umili, molto religiose. Maria era una fanciulla giovane, bella, dolce, era gentile con tutti, sempre pronta ad aiutare quelli che avevano bisogno, aveva un cuore grandissimo. E nulla in lei faceva presagire quale grande compito Dio le avesse assegnato. Questa giovane donna era la promessa sposa di Giuseppe, un umile falegname di qualche anno più grande di lei. Piallava il legno per costruire tante cose, i mobili, le sedie. Un grande lavoratore, semplice, amato e stimato da tutti. Un giorno, mentre Maria era in casa a sbrigare le faccende quotidiane,
un bagliore improvviso illuminò tutta la stanza. E apparve un angelo, bello, bello come non potete neanche immaginare, un angelo del Signore. Era l'angelo Gabriele. Un angelo in casa mia? Perché? Non temere, Maria. Tu hai trovato grazia presso Dio. Avrai un figlio. Lo darai alla luce e gli metterai nome Gesù. Egli sarà grande e Dio, l'Onnipotente, lo chiamerà suo figlio. Il Signore lo farà re. Lo porrà sul trono di Davide, suo padre. Ed egli regnerà per sempre sul popolo di Israele. Il suo regno non finirà mai. Ma com'è possibile? Io non conosco uomo. Giuseppe è il mio promesso sposo. Lo Spirito Santo verrà su di te e l'Onnipotente Dio, come una nube, ti avvolgerà. Per questo il tuo bambino sarà santo, figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, alla sua età aspetta un figlio. Tutti pensavano che non potesse avere bambini. Eppure è già al sesto mese. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi. Sono la serva del Signore. Dio faccia con me come tu hai detto. Aspetterò con gioia la nascita. Tumulto, dopo aver appreso questa meravigliosa notizia che lei doveva essere la madre di Dio, corse subito alla bottega di Giuseppe, il suo promesso sposo, per raccontargli il fatto, per condividere con lui questa grande gioia, questa immensa gioia. E Giuseppe stava lavorando. Quando Maria gli raccontò l'accaduto, lui si arrabbiò, andò su tutte le furie. Si sentì ferito, tradito, disonorato. Non credette a una parola di quello che Maria gli aveva raccontato. Cadde nella disperazione. Pensava a quale disonore avrebbe subito agli occhi di tutta la gente, tutto il popolo. Ma l'angelo Gabriele andò da lui in sogno e lo rassicurò. Giuseppe, in verità ti dico, è un bene sposare Maria. Lei è la benedetta tra le donne. Darà alla luce il figlio di Dio. Quel che è generato in lei è opera dello Spirito Santo. Il bambino che nascerà lo chiamerai Gesù. Lui è il Salvatore, il Redentore. Allora, appena Giuseppe si svegliò, tutte le sue paure, le sue delusioni, erano svanite. E fece come l'angelo gli aveva chiesto. Andò a trovare Maria, perché ora tutte e due sapevano quale dono e quale grande responsabilità avevano ricevuto da Dio. Vedete, Prospero, una storia raccontata dal principio, sino o agli uno, se imbroglio, non capisce niente di più e poi non si ricorda niente. E voi avete ragione.
Però io sono buono a faticare. Io non sono bravo come voi a raccontare le storie, ve l'ho detto prima. Però la storia me la ricordo bene. La storia di Gesù? Sì. E allora, continuate voi. Allora, dove eravamo arrivati? A Gabriele. Allora, devi sapere, Paolino, che l'angelo Gabriele appare a Giuseppe e a Maria. Quello fu un grande miracolo di Dio. Maria voleva partorire lì a Nazareth, non si voleva spostare, ma Giuseppe diceva no. Non è possibile. Lui voleva andare verso Betlemme. Infatti, proprio in quei giorni, tutti gli abitanti della Galilea erano stati invitati a tornare nelle città dove erano nati per fare il censimento. E allora Giuseppe disse: dobbiamo partire per Betlemme come ordinato. Giuseppe teneva le briglie di un asino che portava in groppa a Maria. Immagina un viaggio a dorso di un asino per una donna incinta. Più le ore passavano e più la donna diventava insofferente. Il peso di quel viaggio si sentiva sempre più. Ma non avrebbero mai immaginato che proprio durante questo viaggio avrebbero dovuto affrontare la nascita del bambino. Quello Giuseppe aveva fede. Era sicuro che arrivato a Betlemme trovava una locanda, un posto comodo per far riposare a Maria. Dico bene, signora Peppa? Vedete che siete bravi pure voi a raccontare le storie. Però Giuseppe era molto, molto preoccupato. Ma sperava sempre che Gabriele l'avrebbe aiutato a trovare un alloggio per far nascere il suo bambino. Lo sperava molto, ma era molto difficile a Betlemme in quel momento trovare un alloggio. Arrivati a Betlemme, Giuseppe era disperato. Maria stava male e doveva assolutamente trovarle subito una sistemazione adeguata. Nessuno dei locandieri voleva dare loro l'ospitalità. Finalmente, dopo molti tentativi, una locandiera diede loro una speranza. E fu così che in una fredda notte di dicembre, in una grotta, Maria diede alla luce il figlio di Dio. E loro, come avevano promesso all'angelo, lo chiamarono Gesù. Però, certo, nessuno poteva immaginare allora che era nato il Salvatore, il Redentore, Gesù di Nazareth. Certo, nacque in un posto insolito, no? In una grotta, un posto insolito per un re. E il posto in cui nacque non poteva neanche lontanamente far presagire quanto grande sarebbe stato il suo regno, grande, grande, quanto sarebbe durato tanto tempo. Fino adesso, quasi 2000 anni.
e si racconta che quella notte, in quella gelida grotta, ci stavano gli angeli del Signore a cantare la Ninna Nanna al bambino Gesù. Quella notte, alta nel cielo, una stella lucente, bellissima, illuminò tutta Betlemme. Tutti potevano vederla, tutti erano stupiti e affascinati dal suo grande bagliore. Era la stella cometa. Nelle campagne intorno a Betlemme quella notte c'erano alcuni pastori che, per sorvegliare gli animali, dovevano restare svegli tutta la notte. Improvvisamente, una luce fortissima, un bagliore accecante, apparve loro l'angelo Gabriele. Non abbiate paura. Sono venuto ad annunciarvi che oggi è nato il Salvatore, il Redentore. Guardate! Guardate, ha fatto splendere in cielo una stella. Seguitela. Vi guiderà fino ad una grotta e lì troverete il Salvatore, colui che succederà al trono di Davide. Ma i pastori, tutta la gente di Betlemme, non furono gli unici a vederla, eh? Lo videro pure i re magi, chiamati così proprio perché studiavano le stelle. Si chiamavano Gaspar, Melchior e Baldassar. Tutti e tre erano a conoscenza di una profezia che diceva che in quei giorni sarebbe nato il nuovo re dei Giudei. Arrivati a Betlemme, non sapendo dove si trovasse questo bambino, che fecero? Andarono in visita dal re dei Giudei, Erode. Grande re Erode, abbiamo seguito una stella cometa che ci ha portati sino a qui. Siamo venuti a cercare il nuovo re dei Giudei che è nato. Siamo venuti ad adorarlo. Gli astri ci hanno portato sino a Betlemme, perché qui, questa notte, in questa città, si compirà la profezia. E la profezia dice: tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giudea. Da te, infatti, uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele. Un nuovo re? Dunque? Amici miei d'Oriente, io non conosco il luogo esatto dove è nato il nuovo re dei Giudei, ma i miei sacerdoti mi dicono che voi avete studiato e conoscete bene il movimento degli astri. La stella cometa che vi ha guidato sino a qui vi indicherà sicuramente il luogo esatto dove egli si trova. Non appena l'avrete trovato, tornate qui, a corte. Indicatemi dove egli vive, in modo che anche io possa rendergli omaggio. Non mancheremo, grande re. Così i magi continuarono la loro ricerca. Finalmente, dopo tanto camminare, i magi giunsero nelle vicinanze della grotta. Il re dei re, il Salvatore, era lì, a pochi passi. Avevano con loro dei doni preziosi da offrire al bambino divino. Incenso, in segno di rispetto, perché era il figlio di Dio. La mirra, perché era anche uomo e quindi mortale. L'oro, perché era un dono adatto ai re. Maria rivelò loro il segreto dell'Immacolata Concezione. Lo Spirito Santo aveva fatto in modo che concepisse suo figlio. Hai capito, Paolino?
Questa è la storia della nascita di Gesù. È per questo che facciamo il presepe, per raccontare questa bellissima storia. Diciamo grazie alla signora Peppa. Grazie per l'ospitalità. Avete raccontato questa bella storia a Guaglione. Adesso conosci pure tu come fare il presepe, così smetti di tormentare. Ora abbiamo disturbato pure troppo, però è il caso che noi ce ne andiamo. No, nessun disturbo, mi avete fatto compagnia, mi ha fatto piacere. E poi lo sapete, no? Lo sapete che Francesco sta per partire per Foggia e così mi avete fatto un po' distrarre dai miei pensieri malinconici. Grazie a voi, grazie assai. Allora, vi accompagno. Andiamo. Domani, appena posso, ritorno da vostro figlio. Sono sicuro che questa volta la soluzione me la dà. Comunque, grazie, siete state veramente straordinarie, troppo gentili. Veramente grazie. Grazie a voi per la compagnia, arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Grazie, signore. Arrivederci. Di quel che noi possiamo immaginare.